Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Casturbex. Oggi pubblichiamo la seconda puntata dell'esplorazione del dinamitificio abbandonato più grande d'Europa, dove andremo ad esplorare il rifugio antiaereo perfettamente conservato che si trova al suo interno. Prima di accedere, ci soffermiamo a visitare un piccolo fabbricato a due piani che ospitava probabilmente il guardiano del dinamitificio. Questa costruzione, infatti, si trova sulla sommità della collina che proteggeva lo stabilimento, appena fuori dalla recinzione. Al suo interno facciamo una curiosa scoperta. Troviamo infatti ciò che resta del telaio di una vespa piaggio verde, completamente distrutta. Chissà com'è finita qui. Nel frattempo, è importante sapere che il dinamitificio, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu oggetto di numerosi bombardamenti che lo danneggiarono pesantemente, tanto che subito dopo la fine del conflitto, il reparto produttivo denominato T4, che stiamo visitando, chiuse definitivamente. Inoltre, al suo interno ci furono diverse rappresaglie di partigiani, che tentarono di rubare quantità di esplosivo da utilizzare per i propri scopi. Trattandosi di un obiettivo particolarmente sensibile per l'artiglieria e l'aviazione nemica, è stato necessario, come peraltro già avveniva per le fabbriche di una certa dimensione, predisporre un rifugio antiaereo atto a contenere il maggior numero possibile di operai e addetti che lavoravano nella società. E allora? Attraversata la boscaglia che ancora oggi protegge e nasconde i fabbricati del dinamitificio, ci portiamo al livello più basso e incominciamo ad attraversare una serie di manufatti in cemento che nella parte superiore, essendo circolari, ospitavano probabilmente delle impastatrici, all'interno delle quali venivano miscelate le sostanze chimiche. Ed ecco che scorgiamo, tra la vegetazione, un'apertura nel muro. Da subito ci incuriosisce questo accesso, in quanto presenta i resti dei cardini di una porta in acciaio e alcuni tiranti di rinforzo nella parte superiore. Capiamo subito che potremmo trovarci davanti ad un ingresso di un rifugio antiaereo. E quindi, assecondando la nostra curiosità e la voglia di esplorare, entriamo all'interno per vedere che sorpresa ci riserverà questa zona del dinamitificio. Non c'eravamo sbagliati. Un corridoio baionetta per attutire l'effetto di eventuali esplosioni ci conduce verso tre locali che riconosciamo subito. Un bagno, un deposito per il materiale e poi sulla sinistra ciò che stavamo cercando, il grande rifugio antiaereo. Anche all'ingresso della stanza che fungeva da rifugio troviamo i cardini di un'ulteriore porta di metallo posizionata a protezione. Entriamo quindi nello stanzone con la tipica volta a botte. Subito la nostra attenzione viene attratta da due fantastici radiatori posizionati appena sopra il pavimento, arrugginiti ma ancora nella loro sede e ben conservati. Poi percorriamo in tutta la sua lunghezza la stanza, con l'idea di compiere questa operazione più volte per memorizzare tutti i più piccoli dettagli di questo luogo che per noi, appassionati di ambienti ipogei e rifugi, è davvero fantastico. Sbuchiamo dall'altro lato di questo ambiente e la situazione è speculare rispetto a quella appena vista. Un secondo bagno, il deposito e il corridoio a baionetta che ci condurrà verso la seconda uscita della struttura.
L'unica differenza, da questo lato, è che il corridoio risulta parzialmente murato, ma è comunque visibile il secondo accesso. Dovete sapere che tutti i rifugi antiaerei venivano progettati con due ingressi, o un ingresso principale e un'uscita di emergenza. Questo per far sì che in caso di bombardamento diretto sul ricovero, l'eventuale crollo dell'accesso non compromettesse la possibilità di uscire dalla struttura alle persone che qui si erano rifugiate. Ma godiamoci adesso una visione d'insieme del grande locale principale, che ci appare perfettamente conservato e asciutto. Lo percorriamo ancora una volta per ammirarne la bellezza e notiamo sulla volta i resti dell'impianto elettrico ancora in sede. Poi riprendiamo un particolare che era sfuggito al primo passaggio. Una lunga panca in cemento venne realizzata per permettere, a parte degli ospiti del rifugio, di sedersi. Non è raro trovare queste strutture, anche se nella maggior parte dei ricoveri venivano posizionate panche in legno. Poi è la volta dei due radiatori, con ancora l'impianto con i tubi di collegamento e le valvole di apertura dell'acqua, perfettamente conservati. Dobbiamo ammetterlo, è un'emozione essere in questo luogo, ma vogliamo spingerci oltre, rivivendo e facendovi vivere le sensazioni che si potevano provare qui dentro in caso di attacco aereo. Spegniamo quindi le luci e facciamo un salto indietro nel tempo. Siete pronti? Partiamo! Usciamo all'esterno e cerchiamo l'altro ingresso del rifugio, che abbiamo scorto solo per un attimo dall'interno. Proviamo a capire dove potrebbe essere e alla fine riusciamo ad individuarlo. Scopriamo che questo, in realtà, era l'ingresso principale, più ampio e con una prima galleria che poteva fungere da protezione o punto di ammassamento. Entriamo ancora una volta all'interno per l'ultima visita, questa volta accompagnati solo dalla musica di sottofondo.
Usciti all'esterno, eseguiamo una rapida ricognizione delle strutture che si trovano al livello più basso, quello dello stesso rifugio. Il laboratorio di preconcentrazione, un bagno, altri laboratori, di cui restano solo le antiche pareti, sono le strutture che incontriamo durante il nostro cammino. Infine, troviamo un laboratorio con due locali e dei particolari cunicoli che comunicavano con delle strutture retrostanti, che visiteremo nella terza puntata dell'esplorazione. Da notare, una nicchia nella parte alta di un muro, che pensiamo potesse contenere una statuetta votiva, probabilmente della santa protettrice di coloro che hanno a che fare con gli esplosivi, Santa Barbara. Siamo giunti al termine di questa seconda parte del video dove vi abbiamo mostrato il rifugio antiaereo del dinamitificio. Nella prossima puntata esploreremo nuove strutture ed altri laboratori. Continuate a seguirci e se il video vi è piaciuto lasciate un like. A presto da Casturbex.